Chiudete tutto, chiudete tutto. Taddei Pogacar è un mostro, ragazzi. È ufficialmente il mio preferito. Già in altri video ne avevo parlato, eccetera, eccetera. Ma uno che ha una faccia simile, sempre sorridente, serio, faccia pulita, così forte, intelligente. Anche se non è italiano, veramente l'ho preso a cuore. Stupendo. Ma quello che ha fatto oggi non l'aveva fatto mai nessuno prima. Le strade bianche poi. Cioè, vince una classica pazzesca, parte a 50 km e questo è uno che è capace di vincere di tutto. Ha vinto in Lombardia, ha vinto la Liegi, vince la Strade Bianche, due Tour de France. Cioè, poi fa parte di una squadra che ha iniziato non bene di più perché qualche giorno fa c'è stato il trofeo La Iguaglia in Liguria, comunque gara italiana importante, classica importante. E tripletta per la UAE. Tripletta per la UAE. Cioè, poi un'altra classica in Belgio, l'Examen vinta da Matteo Trentin. Insomma, UAE pazzesca e Pogacar è il capitano, il diamante di una squadra incredibile. E quello che ha fatto oggi resterà nella storia, ragazzi. Ben ritrovati a tutti in questo nuovo video, iscrivetevi, campanella mi piace, ditemi la vostra qui sotto nei commenti se avete visto la gara, poi è sabato magari, non l'avete vista, non lo so, insomma, ditemi la vostra e partiamo subito, che dire, sono veramente emozionato perché se ami il ciclismo e se segui il ciclismo, una vittoria del genere non vorresti mai perdertela, una gara del genere non vorresti mai perdertela. Uno che scatta a 50 km su un tratto di sterrato, in discesa lo fa solo perché è ben consapevole delle proprie capacità, si sente non al top di più ed è forte e intelligente. Perché? Perché questi tipi di scatti in qualsiasi tappa, quindi anche nei grandi giri, insomma, in una tappa del genere, poi se scatti attorno ai 50 km, 40 km e sei forte e vai, rischi seriamente di vincere o di quantomeno mettere in difficoltà seria tutto il resto del gruppo. Perché? Perché partendo ad un chilometraggio simile, quando mancano tot chilometri, un certo numero di chilometri, coloro che sono dietro entrano in un loop mentale perché non sanno se rispondere subito e quindi sprecare delle energie, si iniziano a guardare, a parlottare uno con l'altro, intanto i chilometri passano. Quello che è davanti e che è forte ce l'ha, insomma, cioè le gambe le ha e quindi continua ad andare a guadagnare. Dietro continua l'indecisione perché non sai se scattare subito e però spendere energie oppure lasciare andare l'avversario che intanto va e quindi è forte e provarci successivamente. Cioè c'è sempre questo problema, quindi attacco tosto. Bello, ma soprattutto intelligente da parte di Pogacar. E non si era mai visto una cosa del genere. A 50 km dal traguardo, alle strade bianche, uno che se ne va in questa maniera e va a vincere. Strapotere totale, ragazzi. Fatto sta, gara di 184 km, 11 tratti di sterrato, i due più lunghi sono di 11 km e 9, 12 km quindi, e quello di Monte Sante Marie, 11 km e mezzo, con bei tratti di salita, ma salita che è dappertutto praticamente, Colli Senesi, cioè questo è, ragazzi, paesaggi spettacolari, poi nemmeno a dirlo, persone che possono, cioè quando inquadrano da lontano comunque tutto il percorso si vede questa scia, questo fumo che compare, cioè è un qualcosa di pazzesco, fumo appunto provocato, causato dalla breccia che si muove e dalla polvere che si alza, ovviamente. Ma a 50 km cosa succede appunto? Che Pogacar scatta in discesa dopo che Alaphilippe aveva provato a fare del lavoro, diciamo che stava sparando le ultime cartucce. Perché? Perché lui, come tanti altri, ha dovuto rincorrere, ecco, mi veniva il termine, da un certo punto in poi. E perché? Perché c'è stata una caduta che ha dell'incredibile, pazzesca, cioè causata dal vento, ma una folata di vento, una raffica di vento pazzesca. Non ho mai visto una caduta così particolare, diciamo. Fatto sta, un corridore che adesso
non ricordo chi fosse, viene praticamente sbalanzato, spostato, cioè la sua bici viene spostata verso sinistra da una folata di vento. Alaphilippe è immediatamente dietro, cade rovinosamente, potremmo dire, ma per fortuna non si è fatto nulla. Fa una capriola per là, una capriola in aria. La bici viene sbalanzata praticamente. Nel momento in cui si rialza, viene ributtato a terra, rigettato a terra, sempre dal vento. Vedi questi corridori che poi dietro, uno ad uno, perché ovviamente tutta una reazione a catena, cadono, vanno a finire sul prato, in mezzo ai campi, insomma. Si rialzano, vengono spostati letteralmente dal vento, quindi un vento clamoroso. E poi chi ha problemi meccanici alla bici ci vuole tempo per ripartire, chi si ritirerà, gente che magari era già acciaccata prima della corsa, che poi praticamente a causa di questa caduta riceve il colpo di grazia. E Alaphilippe assieme ad altri si rientrerà, ma spenderà tante energie, poi proverà comunque a fare qualcosina lì davanti, ad allungare un po' il gruppo, a testare comunque anche i propri avversari. Pogacar invece, sempre guardingo comunque, lì segue i migliori, sta con gli altri migliori e al momento giusto, appunto quando mancano attorno ai 50 km, in un tratto di discesa affianca altri corridori, fra cui Alaphilippe, parte in maniera secca, quelli dietro non rispondono per tutti i motivi che ho detto in precedenza e Pogacar se ne va ragazzi, man mano aumenta sempre il vantaggio. Da dietro poi chi è che prova a rispondere? Tra gli altri, Carlos Rodriguez della Ineos. Scusate. E prova ad andargli dietro, viene però raggiunto successivamente. Nel frattempo c'è un certo Don Alejandro Valverde che fa lavorare la propria squadra, altri corridori fanno la stessa cosa. Dopo aver raggiunto Carlos Rodriguez, quando mancano un certo numero di chilometri, dal traguardo si stacca un gruppetto di 5 corridori, fra cui Asgreen e Valverde. Perché nomino questi due? Perché sono stati i protagonisti assieme a Pogacar della gara, degli ultimi chilometri, quindi il primo gruppo inseguitore di Pogacar. Vabbè, Valverde poi arriverà secondo ed è un mostro, anche Don Alejandro, vabbè, cioè, l'ho detto una marea di volte. Fantastico, un corridore esemplare, cioè veramente abbiamo due generazioni a confronto. Pogacar, il nuovo che avanza, anzi, il presente, è già presente Pogacar perché è un fenomeno. E Valverde, che nonostante abbia 41 anni, 42, il 25 aprile, 25 aprile, è sempre lì. Prestazione clamorosa anche oggi, pazzesca, stupenda. Infatti, anche lui è contento. Poi si abbraccia con Pogacar, eccetera, eccetera. Stavo dicendo dei 5 corridori, Asgreen di fatto. È della Quick Step, stessa squadra di Alaphilippe che ne è il capitano, ma Alaphilippe poi gli dà via libera e quindi capiamo che molla praticamente Alaphilippe. E infatti ad un certo punto lo inquadrano, dice ciao ciao a tutti e sorridente anche rassegnato, ha speso veramente tantissimo. E verso la parte finale rimangono appunto Asgreen e Valverde davanti, il primo gruppetto degli inseguitori, poi ce n'è un altro immediatamente dietro. E poi c'è il gruppo principale a più o meno 1 minuto e 40, 1 minuto e mezzo. Ma Pogacar arriva agli ultimi chilometri che praticamente, cioè, può anche prendersi un caffè, un tè caldo nel frattempo e andare da solo. Poi l'ultima salita, quella verso il centro di Siena, perché ricordiamo, si arriva a Piazza del Campo in Siena, a Siena, per chi non lo sapesse, l'ultima rampa è un qualcosa di clamoroso, pubblico, pazzesco, stupendo, bandiere di tutti i tipi, ma tutti a celebrare un Pogacar straordinario che batte anche il 5 ad un tifoso, quindi anche alla capacità, come è stato detto in TV, in telecronaca, di alleggerire il momento, di stemperare la tensione, anche perché capisci che quando entri nell'ultimo chilometro, sì, c'è quel rampone, però hai 50 secondi di vantaggio, ma chi ti prende più? Poi uno come Pogacar, ma chi lo prende più? Quindi si fa praticamente, non dico tranquillo, ma quasi la rampa con i tifosi che lo continuano ad incitare. Arriva in cima alla rampa, l'ultimo tratto di discesa è praticamente una passerella e alza le mani al cielo e esulta Tadej Pogacar. Dietro Alejandro Valverde che nel frattempo aveva staccato Asgreen. E poi via via
tutti gli altri, insomma, vi vado a dire subito l'ordine di arrivo, ecco, terzo Asgreen appunto a 46 secondi, poi quarto Attila Walter, quinto Peyo Bilbao, sesto Narváez, interessante comunque il suo piazzamento, il corridore ecuadoregno della Ineos Grenadiers, poi Quinn Simmons, americano, Tim Wellens, il primo degli italiani è Simone Petilli della Intermarché Wanty Gobert, in nona posizione, e poi Sergio Higita tra gli altri. Che dire, cioè, credo di aver detto tutto, insomma. Classica fantastica, vittoria fantastica, secondo posto fantastico di Valverde anche, quindi godiamoci questo ciclismo, ragazzi. Domani inizia la Parigi-Nizza, poi c'è un'altra classica, se non erro in Belgio, di minore importanza comunque, ma pur sempre una classica. Dopodomani inizia la Tirreno-Adriatico, poi, se non erro, il 19 marzo, tra le altre cose, la Milano-Sanremo, quindi attenzione, sono veramente curioso di cosa potrà fare Pogačar anche nelle altre classiche, magari, perché con questa forma, lui che ha già vinto l'UAE Tour, ripeto, sta in una squadra che sta dominando questo inizio di stagione, praticamente, quindi cosa volere di più dalla vita? Iscrivetevi, campanella mi piace, ditemi la vostra qui sotto nei commenti. Grande ciclismo, meno male che sei tornato ciclismo, meno male che riusciamo a godere di azioni del genere. E alla prossima, buon proseguimento a tutti, al prossimo video, ragazzi.